Buongiorno, Massimo Micangeli, imprenditore e presidente di Intex SPA, azienda di informatica e alta tecnologia. Massimo, innanzitutto ti ringrazio di aver accettato l'invito, mi fa molto piacere averti qui in questo mio salotto virtuale e ti faccio la domanda che faccio a tutti i miei ospiti, qual è l'importanza per te della creatività nel business che segui? Buongiorno, grazie a te per avermi chiamato. Ma personalmente sono da sempre convinto che la creatività è una dote, diciamo, imprescindibile per un imprenditore, anche perché la creatività è la base dell'innovazione. Mio padre diceva che per essere considerati imprenditori ci devono essere necessariamente tre presupposti: creare occupazione, rischiare i propri soldi, non quelli dello Stato o degli azionisti, e poi innovare. E credo che sono assolutamente d'accordo con quest'idea. Poi ci sono determinate attività in cui ovviamente la creatività rappresenta un po' il quotidiano, e non solo per l'imprenditore, per il capo azienda, ma per tutte le risorse che sono coinvolte. E questo è un po' il caso della Intex, visto che ci occupiamo di tecnologia e di innovazione. La stessa programmazione, realizzazione di un software, ancora di più se questo è software high-tech, quindi hardware real-time, da cui dipende il funzionamento di sistemi complessi, beh, c'è per forza, necessariamente c'è una parte di creatività da parte di chi lo realizza. Più le richieste del cliente sono poco definite e più ovviamente la necessità di essere creativi è alta. E quindi diciamo che noi abbiamo a che fare necessariamente molto con la creatività tutti i giorni. Se poi ci riferiamo agli altri due ambiti in cui la Intex è presente, ossia la progettazione e la realizzazione dei prodotti e l'attività di ricerca e sviluppo, beh, è ovvio che qui la creatività e l'innovazione sia qualcosa di continuo, lo sforzo creativo è qualcosa di la cui richiesta è continua, quotidiana e di alto livello. Ecco, su questo Massimo, so, perché insomma collaboriamo assieme, che di recente avete costituito un'accademia, no? Un'accademia interna con la quale fate percorsi di formazione di vario genere e ho visto insomma l'impegno che state mettendo in questa iniziativa che peraltro, se non sbaglio, riprende una tua vecchia idea, no? Già in passato nel tuo percorso imprenditoriale avevi fatto qualcosa di simile, adesso l'hai rilanciata e mi fa piacere vedere che sta avendo un bel riscontro, no? Il fatto di avere appunto la possibilità di crescere con la formazione anche attraverso stimoli creativi che, come ricordavi tu, poi sono funzionali a qualunque tipo di attività le persone siano chiamate a svolgere, no? Quindi mi vuoi dire qualcosa su questa accademia? Ci vuoi raccontare come Sì, l'hai pensata? l'Accademia, nelle nostre intenzioni, svolgerà una funzione importantissima, anche perché si inserisce ci sono momenti storici in cui la creatività assume una valenza ancora maggiore. Credo che siamo in uno di quei momenti storici. Sia perché diversi settori stanno attraversando una vera e propria rivoluzione, basta pensare a qualcosa che è vicino a tutti noi, nel mondo dell'automotive, la transizione all'elettrico, e poi la sfida che questa pandemia del Covid-19 ci ha posto con scenari non definiti, in continua evoluzione. Ecco, credo che questo sia un momento storico particolare in cui l'innovazione, quindi la capacità di pensare in modo diverso e innovativo è fondamentale. L'Accademia, che stiamo portando avanti con il contributo di Mutualistica, va in questa direzione. Spesso facciamo degli errori nel pensare alla creatività. Intanto il primo errore è pensare che la creatività,
in azienda, anche in aziende che si occupano di tecnologia, è appannaggio di pochi, di alcuni talenti che sono geniali e che quindi inventano qualcosa. In realtà non è così. Credo che la creatività vada sviluppata proprio all'interno del contesto organizzativo di cui siamo responsabili, perché altrimenti difficilmente riusciamo ad ottenere dei risultati. Innanzitutto bisogna crederci, bisogna impegnarsi noi per primi, imprenditori o capi azienda, con azioni concrete. E poi ovviamente investendo sulle persone, i loro talenti e creando anche un ambiente, un humus interno all'azienda che possa contribuire a sprigionare le intelligenze e che renda capace tutti di essere, come dire, naturalmente creativi. Facile a dirsi, ma molto più difficile a farsi concretamente. E non per niente questo della capacità di essere creativi rappresenta ormai una delle richieste per quanto riguarda le soft skill per le nuove assunzioni. I rischi sono numerosi, quello di rincorrere la creatività attraverso iniziative così fantasiose che servono più a rassicurare noi stessi del fatto che ci stiamo provando, ma poi non hanno nessun impatto concreto. Oppure, appunto, quello che dicevo prima, che quello di ritenere che la creatività possa riguardare solo poche posizioni. No, la creatività costituisce un lavoro continuo in azienda e necessita di un'organizzazione che la incoraggi, di strumenti che la misurino e di iniziative come la nostra Accademia. Beh, mi fa molto piacere che tu dica questo, no? Dall'alto della tua esperienza. E in effetti, a proposito del rischio che tu hai ricordato, non per niente io parlo sempre di business e creatività, perché questa creatività, che non deve essere appannaggio di pochi, lo sappiamo benissimo, non deve neanche essere poco concreta, no? Quindi la necessità di accostarla al business è proprio per poter trovare quei meccanismi che rendono la creatività così efficace e così distintiva in tutti i settori di mercato. Quindi sono molto contento, no, che anche tu da tempo ormai abbia questa convinzione, perché significa che il mercato in Italia sta andando nella giusta direzione. Mi piace anche chiudere con un'osservazione, riprendendo i requisiti bellissimi di tuo padre, no? Che a proposito dell'imprenditore, mi fa riflettere che pensa un po', Massimo, se non dico tutti, ma una buona parte degli imprenditori di questo paese avesse veramente quei requisiti, quanto saremmo molto più competitivi e migliori, no? Invece purtroppo sappiamo bene entrambi che a malapena ce n'hanno uno su tre, ma spesso nessuno dei tre sono soddisfatti dai cosiddetti imprenditori. Però c'è una nuova classe di giovani. Meno male. Tu forse, dici, la vedi? Che forse... Io sono... queste caratteristiche. Io me lo auguro, uno dei miei obiettivi è cercare di andare in quella direzione, no? di far prevalere alcuni aspetti per rilanciare il nostro paese e farlo tornare ai fasti che merita di un tempo. Bene, Massimo, ti ringrazio ancora del tuo contributo, molto interessante, e sicuramente ci può dare anche delle indicazioni per il prossimo futuro. Grazie, in bocca al lupo per le tue attività e per la tua accademia. Grazie a te di questa chiacchierata. Ciao Massimo. Ciao.